È la storia che resta prepotente davanti agli occhi di tutti, anche quelli che la negano o che la vogliono dimenticare. Oggi ha ricordato a tutti cos'è stato l'Olocausto, quando a Brest, in Bielorussia, sono stati sepolti i resti di 1200 ebrei trucidati durante la Seconda Guerra Mondiale. I loro cadaveri erano spuntati dal suolo durante gli scavi per la costruzione di un palazzo vicino a quello che fu il ghetto e poi la loro fossa comune. Ho un mix di sentimenti durante questa cerimonia. Prima di tutto il senso dell'orribile tragedia di cui oggi siamo stati testimoni. In secondo luogo che forse questo aiuta la gente a ricordare in modo che qualcosa di simile non si riproponga mai più. Se non ricordiamo, fatti del genere possono ripetersi. Brest è stata occupata dai nazisti nel giugno del 1941. Nel 1941 e durante l'anno successivo centinaia di ebrei furono trucidati e deportati dalla cittadina. Ora a Brest c'è un movimento di cittadini che vorrebbe che al posto del palazzo, vicino alla fossa comune, sorgesse un memoriale.